storica anche questa, perché l'Inter vinceva allo stadio della Juventus, sul campo della Juventus da 30 anni, 2-0, tutti i gol nel primo tempo. Vediamo, sentiamo Cesare Castellotto. Sì, in effetti battendo la Juventus a Torino l'Inter ha messo a segno un colpo che non gli riusciva da quasi un trentennio. Qui un tiro di Orlando, troppo alto però. Ecco, poco dopo Ravanelli in un contrasto con Paganin si infortuna ed esce, viene sostituito da Torricelli, perché non vi sono altre punte disponibili al momento. Qui nasce il primo gol al 16esimo, Orlando a Sosa, la rete dell'1-0. Passano sì e no 5 minuti e l'Inter raddoppia. Julio Cesar serve involontariamente Sosa. Il pallone da questi finisce a Fontolan, poi Shalimov, ed è il gol del 2-0. Reagisce la Juventus, qui Marocchi serve Vialli che si libera bene di due avversari, poi tira a lato. Ancora la Juventus, Julio Cesar, Kohler, molto attiva in questo periodo la Juventus, il tiro di poco alto di Kohler. Una punizione battuta da Marocchi per Vialli, alto il suo tiro. Vediamo cosa accade di importante nella ripresa. Ancora la Juventus con Galia, Vialli, il tiro di Vialli, devia Zenga. Rivediamo questa bella parata del portiere interista. E poi molto Inter, Sosa, Berti, una deviazione di Kohler, Peruzzi para. Qui da una rimessa di Zenga c'è subito l'azione di Sosa, ma c'è l'uscita di Peruzzi. E poi tramezzani per Shalimov, che manda fuori di poco. A fine partita Franco Costa ha intervistato